Benvenuti a tutti. Oggi è mercoledì, 11 maggio 2022. Di seguito l'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Pesci. Seconda a destra. Questo è il cammino. Seconda a destra, questo è il cammino e poi dritti fino al mattino, canta Bennato, con un testo che sembra scritto apposta per voi. Sotto il tiro incrociato di Mercurio e della Luna, entrambi disarmonici al vostro segno, perdete di vista il pianeta Terra, svolazzando tra stelle e nebulose di altre galassie. Scombinata anche la coppia, voi fantasiosi ai limiti dell'assurdo, ma il partner che tenta di fare la persona seria, ma contagiato dal vostro stile, si rivela ancora più sconnesso di voi. Pur viaggiando su navette diverse e su rotte divergenti, ritrovarsi è ancora possibile, ma a prezzo di una pazienza infinita. Obbligo di riflessione sugli eventi passati che dovrebbe generare prudenza e buon senso. Molti consigli che arrivano da più parti, ma anche nella scelta di quello giusto bisognerà essere prudenti e attenti. Potrebbero esserci noie legali o giudiziarie legate al vostro passato. I single hanno bisogno di un periodo di profonda riflessione sul loro passato e scorgere negli errori commessi le ragioni dei loro insuccessi. Attento alle uscite di denaro. Tutelati contro ladri e imbroglioni. Sii puntuale. Una infatuazione potrà trasformarvi in qualcosa di più. Spianate la strada per ottenere un chiarimento, non dovrebbe essere difficile e probabilmente non vi verrà negato. Luna e Marte vi invitano alla prudenza prima di qualunque azione, pensate bene a quello che state facendo e girate al largo da soluzioni drastiche di cui potreste pentirvi in seguito. Quanto pensate che possa durare? State commettendo un grossolano errore. Fate attenzione a certe voci che sono state messe sul vostro conto da persone a voi vicine ma di cui non avete valutato al meglio la sincerità. Se le scoprite, non inveite su di loro, dareste solo soddisfazione. Oggi dovrete impegnarvi di più, è un po' che vi sentite scoraggiati e delusi. Ma non lasciatevi prendere la mano da questi sentimenti. Mettetevi all'opera subito rimboccandovi le mani. Guardatevi molto da una persona che non vi è affatto amica, cercate di limitare i danni ma non affrontatela ancora. Fate tutto come se non vi foste accorti di niente. Non potreste desiderare di meglio per una giornata come oggi che partirà in sordina ma finirà con l'entusiasmarvi. Curate di più la salute. Oggi portate pazienza con il vostro partner e cercate di conquistare la sua fiducia invitandolo ad aprirsi e a confidarsi. I consigli che vi verranno generosamente serviti su un piatto di argento sono molto utili per la vostra vita futura in campo professionale. Svegliatevi, sarete ben determinati nella giornata di oggi e anche ben disposti ai cambiamenti e al lavoro, la fatica non vi peserà e le decisioni neppure. In amore non avrete rivali, merito del vostro fascino, sempre più amplificato. Se avete appena iniziato una nuova relazione non abbiate paura di mostrare i vostri più profondi sentimenti, soprattutto in questa giornata. Il vostro carattere appassionato e poliedrico ha modo di esprimersi con forza e di essere apprezzato appieno all'esterno. Un bel Nettuno che transita in congiunzione col vostro segno, specie se festeggiate il compleanno dal 13 al 17 marzo, è il paladino di un desiderio di metamorfosi che tocca un po' tutti i campi. E si tratta di una metamorfosi che volete con tutta la vostra grinta, lo slancio vincente di cui siete dotati e con cui vi sapete far valere. Nati sotto il segno dei pesci oggi sono un po' agitati da questa luna in opposizione. Anche la giornata di mercoledì sarà un po' sottotono, questo può indicare un ritorno al passato, un sentimento non proprio positivo nei confronti delle persone attorno o forse anche la voglia di vendicarsi di torti subiti. Buon oroscopo per chi entro l'estate vuole confermare un accordo o iniziare un nuovo progetto anche in amore. Resterete molto tempo a riflettere su quanto avreste dovuto fare, ma non potete cambiare le cose del passato. Tuttavia potete impegnarvi a fare in modo che le cose vadano meglio per il futuro. Ci vuole molto impegno, ma altrettanta buona volontà e buone intenzioni, per raggiungere un grande scopo, che fino alla fine, potrebbe andare in un modo diverso da quello che avevate immaginato. Giornata no,
sotto il tiro incrociato della Luna all'opposizione e di Mercurio che forma una quadratura sia con lei sia con voi. Risultato: cervello all'ammasso, logica assente in coppia o in affari invece quest'ultima funziona fin troppo bene, peccato, non si tratti della vostra ma quella dell'interlocutore, se avete combinato qualche scherzetto o ordito trame discutibili, verrete impietosamente sgamati. Amore ed Eros. Il partner vi vuole bene, ma non fa grandi sforzi per dimostrarvelo, dandovi a volte per scontati. Ma il vostro spirito romantico non si accontenta dei ravioli come testimonial d'amore, sperate ancora nel bigliettino tenero nascosto tra la biancheria, o nel fiore casualmente appoggiato davanti al vostro piatto. Se l'intenzione c'è iniziate voi a gratificare l'altro con queste piccole attenzioni, più dialogo cementa l'intesa e il buon esempio insegna. Cari pesci, i sentimenti sono favoriti e torneranno ad essere protagonisti della vostra giornata. Se c'è una persona che vi piace, non trattenetevi e dichiaratevi. Che avete da perdere? Nulla. Per quanto riguarda il lavoro, evitate conflitti e discussioni. Mantenete la calma e non litigate con i colleghi e i superiori. Rischiate di dire qualche parola di troppo e poi pentirvene. Sentiti libero di esprimerti. Sbarazzati di restrizioni mentali che potrebbero impedirti di fare ciò che vuoi. Inoltre, assicurati di non compromettere rapporti solidi, sorridi alle persone intorno a te. Non sfugge alla vostra attitudine a migliorare intelligentemente l'esistente e il mondo dei sentimenti, pur pervaso di esigenze di evoluzione che saranno delicatamente comunicate alla vostra dolce metà. Se siete single, un amore nuovo o romanticamente rinato è in attesa di un vostro sì, pronto a ricolmarvi di desiderio e di passione. Lavoro e denaro? Presi fino al collo, tenuti sotto controllo dal capo che vi ha già colto in flagrante, sul punto di cancellare uno svarione coprendolo come fanno i gatti nella sabbietta. L'ambizione vi porta a guardare in alto, ma la voglia di impegnarsi è latitante, tanti sogni e nessuna certezza, anche in senso pratico è una parola assente dal vostro vocabolario. Inizio del giorno in salita per via di una notte movimentata. Siete come addormentati e non in grado di muovervi, perché la stanchezza vi annebbia la vista e non riuscirete a tenere gli occhi aperti. Affrontate con splendido coraggio le incognite di nuovi assetti che si verificano in ambito professionale, grazie al team Marte, Urano, Plutone, in angolo favorevole specie se appartenete alla prima e terza decade, spesso riuscendo a modulare le vostre competenze sulle diverse esigenze maturate in sede lavorativa. Servirà per guadagnarvi una perpetua stima tra i compagni di lavoro, che vi consentirà un meritato successo nei mesi a venire. Benessere. Senso di gonfiore soprattutto addominale, forse a tavola esagerate un po', compensando le frustrazioni professionali con porzioni giga. Sistema immunitario in allerta, urge un ricostituente. Intanto indossate colori caldi e rivitalizzanti come giallo luce, mandarino e albicocca. Esistono trattamenti depurativo fitoterapico utili per liberarvi delle tossine accumulate a causa dello stress. Ci avete mai pensato? Provate a prendere informazioni o a chiedere consiglio a un esperto. Per lei, sfasate in un ambiente sconclusionato, se sul lavoro ci sono emergenze, oggi siete tutti fritti, uno che non sta bene, l'altra che non quaglia. Per lui, naso chiuso per colpa di un ambiente sbagliato. Vero che le allergie primaverili fanno, ma c'è dell'altro, cominciate a dare la caccia agli acari e al fumo. Colore delle emozioni, grigio. Barometro dell'umore, piovoso. Pagellina del giorno. Sentimenti, 7. Attività, 5. Finanze, 9. Benessere, 5. Grazie per aver guardato l'idea. Spero di vederti presto.